Un ultimo argomento che volevo chiedere e che ha accennato all'inizio della nostra intervista riguarda i servizi per i cittadini, ovvero le consulenze, o, insomma, tutto questo campo di cose che vorrei chiedere in maniera più specifica di cosa si tratta, se può anche portare qualche esempio, senza ovviamente fare nomi o andare in particolare, insomma. Allora, qui dunque, il compito dello psicologo giuridico è quello di innanzitutto permettere anche alla persona che tante volte viene da noi, qua ad esempio in cooperativa, vengono molte volte confuse, nel senso che arrivano con tutta una serie di idee e poi in realtà noi serviamo anche per permettere alla persona di fermarsi un istante e rispiegare quanto magari gli è già stato spiegato dagli avvocati in modo corretto, è che il problema dobbiamo sempre tenere in considerazione che di fronte abbiamo sempre delle persone che non come noi lavorano nell'ambito giuridico e quindi non masticano determinati termini, oppure soprattutto per una questione proprio emozionale, dato che sono cose che coinvolgono loro in prima persona, non sempre si ha la lucidità per comprendere anche tutto quello che stanno vivendo e passando, e quindi non sempre comprendono i vari passaggi. Quindi quando arrivano qua, il lavoro o è una vera e propria consulenza, ma consulenza nel senso di chiarimento dei vari percorsi che la persona deve affrontare, o vengono richiedendo delle valutazioni specifiche, quindi possono venire a chiedere, ma ad esempio, non so, per una valutazione di mobbing, vengono e ti chiedono, guarda, dottoressa, io ho questo tipo di problematica, ma è mobbing, quindi vogliono capire loro per primi se stiamo parlando di quello o in realtà si tratta di qualche altro disagio in ambito lavorativo. Oppure magari perché vengono inviati dall'avvocato, quindi l'avvocato che gli dice vai dalla dottoressa e fatti fare la valutazione per danno da mobbing. Sì, ma prima di arrivare qua e fare la valutazione per danno da mobbing, io devo capire se stiamo parlando davvero di mobbing e quindi se nel caso in cui non fosse mobbing, devo anche spiegarlo alla persona che in realtà si tratta di altro, non si tratta di quello, ma si tratta di altro. E il mio compito consiste anche nel poi magari contattare l'avvocato, che tendenzialmente io consiglio sempre massima collaborazione tra professionisti, perché è l'unico modo per comunque veramente tutelare, comunque rendere il proprio servizio al 100% alla persona, da qui alla fine si viene pagati, no? Perché noi siamo dei professionisti che veniamo pagati, per cui forniamo un servizio in questo senso agli utenti. E considerando che sono utenti in questi casi molto particolari, perché comunque stanno vivendo sulla loro pelle determinate situazioni, che gli possono comunque, cioè in ogni caso un disagio che lo stanno creando. Perché che siano in ambito civile o in ambito penale, però sta di fatto che queste persone stanno affrontando un qualcosa nell'ambito della giustizia, quindi nel settore giustizia, e li riguarda in prima persona, sono i protagonisti. E quindi, tenendo in considerazione questo, dall'altra parte ci devono essere dei professionisti con coscienza che lavorano, in modo assolutamente, professionale e competente. Cioè, quindi vuol dire che devono avere un'ottima preparazione ed essere, io ribadisco sempre, essere in continuo aggiornamento. Cioè io per prima sono in continuo e costante aggiornamento, perché è l'unico modo che abbiamo per fornire comunque delle indicazioni più chiare possibili. È quello che ci permette di fare il nostro lavoro al meglio. Io sono molto dell'idea che in qualità di professionista veramente bisogna dare il meglio, non c'è niente da fare, e per poterlo dare è necessario continuare a confrontarsi, perché il confronto con colleghi, ma io intendo colleghi non solo i colleghi psicologi, perché per me colleghi, sarà ormai che ci lavoro dentro da tanti anni, perché comunque io nasco come psicologa giuridica, no? Nasco come psicologa clinica, ma poi avendo fatto la scuola di specializzazione all'epoca di criminologia, quella triennale più uno, insomma. Nasco in questo settore e ho esercitato e sto esercitando, ormai sono 10 anni, 11 anni che esercito in questo settore, quindi questa è la mia attività prevalente, a parte la clinica. Però
E il fatto anche, il mio vantaggio è stato anche quello di aver potuto girare tantissimi tribunali, quindi all'interno dello stesso tribunale tanti giudici, conoscere tanti avvocati, medici legali, colleghi, psichiatri, psicologi. Insomma, per me questi sono tutti colleghi, nel senso che lavoriamo tutti, dico abitiamo perché ormai ci passo più ore al lavoro che altro, però lavoriamo tutti per uno stesso scopo. Tendenzialmente, e quindi indipendentemente dalla formazione che abbiamo, che ciascuno deve rispettare il proprio ambito, però ci deve essere comunque una modalità di scambio e di confronto, sempre. Un obiettivo Questo condiviso. assolutamente sì. Bene, ringrazio la dottoressa Codazzi e ci rivedremo, penso, per un'altra intervista. Quindi. Grazie a lei. Ben disponibile. Grazie.